Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, cari fanciulli, la solennità della Santissima Trinità è una delle più belle e suggestive, perché ci fa capire, come già dicevamo in apertura di Eucaristia, ciò che Dio è, ciò che Dio fa. E l'essere e l'agire di Dio coincidono nell'amore. L'amore che è sempre relazione. Ecco perché il nostro Dio, il Dio di amore, è uno e trino. Tre persone in un'unica natura, la divina. Don Tonino Bello, un vescovo del quale è in corso il processo di beatificazione, siamo stati sulla sua tomba 2 o 3 anni fa con alcuni parrocchiani, in pellegrinaggio parrocchiale, ad Alessano, nel Salento, provincia di Lecce, diceva che un giorno un sacerdote che lavorava con i nomadi gli disse: «Monsignore, ma cosa sta preparando?» «Sto preparando un discorso sulla Santissima Trinità». «Ma la gente non capisce, io sto con gli zingari, tu devi fare questo esempio». Sentiamo un po'. 1 più 1 più 1 quanto fa, bambini? 3. È l'operazione dell'addizione. Ma se noi facciamo 1 per 1 per 1, quanto abbiamo? 1 per 1 per 1 3. Fate fare male la figura all'insegnante di matematica. Le catechiste si sono salvate oggi. 1 per 1 per 1 quanto fa? 1 per 1 per 1 1. Perché, vedete, il Padre è per il Figlio, giusto? Il Figlio è per il Padre, e il Padre e il Figlio sono per lo Spirito Santo. 1 per 1 per 1 1, anche se abbiamo 3 cifre nell'operazione della moltiplicazione. Bellissimo, vero? Ecco, il Padre è colui che ama, il Figlio è il dono. Come i figli, voi siete il dono dell'amore dei vostri genitori. E lo Spirito Santo è la comunione. Padre l'amore, i figli il dono, lo Spirito Santo la comunione. Il Padre è colui che ama, il Figlio è colui che ama, lo Spirito Santo è l'amore stesso di Dio personificato. Tanti belli esempi potremmo dare, cari bambini, che ci fanno veramente capire, gustare e vedere come buono il Signore. Ecco perché io insisto sempre con voi, ma anche con i vostri genitori, sull'importanza di innamorarvi del Signore. Perché quando si ama il Signore, allora si ha il desiderio di andare a messa, si ha il desiderio di condividere anche con gli altri questa nostra fede, così come c'è il club, che ne so, mi dispiace dirlo, della Juventus, dell'Inter, del Milan o del Napoli, mi fa piacere dirlo, ecco, perché fa piacere condividere il supporto, il tifo per una squadra, così, ecco, noi dovremmo essere tutti tifosi di Gesù, cari bambini, veramente, dovremmo sostenere Gesù. Gesù è l'Onnipotente, Dio, il Dio fatto uomo, ma in che senso allora lo dobbiamo sostenere? Nel senso che Dio, facendoci liberi e responsabili, ha delegato a noi uomini tanti compiti. Vi chiedo di pregare per un papà di famiglia, un mio amico di Napoli, meccanico, che era un poco dispiaciuto qualche giorno fa, perché ha perso la sorella, la quale era particolarmente legato, animava l'adorazione, suonava questo papà di famiglia, e mi dice: «Oh, non credo più a nulla». Non crede più a nulla, che dolore. Il dolore alle volte, il lutto specialmente, la malattia ci sconvolge, cari bambini. Presto o tardi tutti faremo esperienza personale o per interposta persona del dolore. Allora, quando con una certa convinzione e certezza dico tutti, vuol dire che, come diceva il poeta tedesco Goethe, di fronte a quello che è comprensibile e sostenibile, noi ci diamo all'approfondimento.
ma di fronte a quello che è misterioso e insostenibile ci chiniamo con venerazione. E il mistero della Santissima Trinità è anche il mistero della sofferenza, cari bambini. Il Papa stesso, quale dei bambini, come voi chiesero, ma perché tanti bambini soffrono? Il Papa, Papa Francesco, disse, non è che posso dare una risposta. Perché, come dice il Cardinale Ravasi, mio amico, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che cosa succede? Se noi vogliamo essere troppo braccati sulla dottrina, se noi vogliamo spiegare tutto, dare una spiegazione a tutto, dare una risposta a tutto e voler spaccare il capello in quattro anche per la Santissima Trinità, beh, lo spacchiamo in tre, il capello diventa una caricatura del cristianesimo, diventa uno più uno più uno per uno per uno, ma non è questo il cristianesimo, cari bambini. Perché? Perché ci sono delle cose che noi contempleremo solo quando usciremo da questa storia, solo quando ci incontreremo con il Signore, vedremo il suo volto faccia a faccia. Anche se oggi, attraverso l'esperienza dell'amore, noi riusciamo a percepire, seppur flebilmente, la bellezza dell'amore e dell'amore di Dio. L'amore che vi porta la mamma, l'amore che vi porta il papà, anche se ci sono alle volte papà e mamme che abbandonano i figli, per esempio, che vendono i figli, cose terribili, credo che non lo facciano mai di buon cuore, ma ci sono situazioni terribili nel nostro mondo, cari bambini. E alle volte noi ci lamentiamo, è vero, pure voi vi lamentate, pure io mi lamento, questa carne non è molto cotta, ci sono bambini che non hanno mai visto la fetta di carne, questo pane è un po' bruciacchiato sulla crosta, cioè che non ha da mangiare, cari bambini. Ho conosciuto bambini come voi che non avevano da mangiare ogni giorno, capite? Ecco, e quindi dobbiamo sempre ringraziare il Signore, il Dio uno e trino, che oggi vogliamo esaltare e solennizzare. E concludo con un invito, un proposito, visto che fra poco ormai farete la prima comunione. Questa gioia che avete nel cuore nel ricevere Gesù sacramentato, vivo, vero, palpitante, Gesù eucaristico amore, per la prima volta nella vostra vita, nel vostro cuore, nella vostra anima, che sarà alimentata dell'amore di Dio attraverso Gesù sacramentato, trasmettetelo agli altri. Ci sono tanti bambini, che tristezza, fra poco sulle spiagge, che bestemmiano, che dicono parolacce, che si sputano addosso, che si picchiano. E perché tutto questo? Io alle volte li fermo questi bambini e glielo chiedo. Ah, perché a casa così fanno mamma e papà? Ah, così fanno i grandi. Capite? Mi rivolgo a voi grandi adesso, quale responsabilità abbiamo? E allora, se proprio vogliamo prendere un esempio nella vita, prendiamo Dio ad esempio, prendiamo la Santissima Trinità, che trova nella famiglia umana l'immagine più bella, l'icona più bella, l'icona viva, il papà, la mamma, i figli. E come Gesù ha detto e ha invitato gli apostoli da risorto, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato, così fate anche voi bambini. Dio è la nostra gioia, cari bambini. Alle volte noi crediamo che Dio è un intruso nella nostra vita, perché ci fa venire lo scrupolo o gli scrupoli, perché con i 10 comandamenti ci impedisce di fare quello che ci pare e piace. Siamo completamente fuori strada se crediamo questo. Dio è la nostra gioia, perché anche i comandamenti che Dio ci propone non ci impone, altrimenti ci dovrebbe sterminare tutti quanti Dio, ma non fa così, non agisce così, anche se lo offendiamo, perché trasgredire i comandamenti significa offendere Dio e il prossimo, no? E quindi Dio
pur di non contraddire se stesso, si lascia offendere e ci lascia liberi. Ma i comandamenti, cari bambini, sono quelle cose che ci fanno vivere bene, perché la legge di Dio iscritta nella legge naturale, nella legge della convivenza umana, della relazione e dell'amore. Quindi, da quando riceverete la prima comunione, in modo specialissimo, vi raccomando, poi ancora di più con la cresima, naturalmente, che vi renderà soldati di Cristo, e vi raccomando, cari bambini, fate gustare e fate vedere anche ad altri bambini, ma anche ai grandi, quanto è buono il Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.